Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. Oggi parliamo di Street Games, presentata infatti nei giorni scorsi la tappa novarese, in programma da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio. Finalmente ritornano gli Street Games, ormai un appuntamento attesissimo dai novaresi e non solo. Siamo contenti, il riscontro che abbiamo avuto in tutti questi anni poi è stata la forza e la spinta a creare un evento così lungo, perché siamo alla 17ª edizione, saremmo già stati maggiorenni se non ci fosse stata la sospensione per il Covid, quindi se siamo arrivati a 18 anni di evento è evidente che è grazie anche al riscontro del pubblico, che ci auguriamo, ma siamo certi sarà lo stesso anche quest'anno. Quali sono le novità di quest'anno? La novità principale è che per la prima volta nella storia di Street Games, ma viene da dire anche a Novara e in Piemonte, verrà installata questa Padel Arena, che permetterà di praticare lo sport del momento, che è appunto il padel, in Piazza Martiri. Faremo giocare circa 80 atleti durante tutte le i 9 giorni. Unito a quello, per la prima volta entreremo nel castello di Novara, che quando siamo arrivati a Novara nel 2012 era un cantiere. Adesso ovviamente da qualche anno ha ripreso la sua funzione nella città e all'interno del castello di Novara porteremo avanti la seconda edizione del progetto Formidabile, che parla degli atleti formidabili, atleti diversamente abili che fanno veramente dei veri e propri miracoli nella loro vita quotidiana e anche come raggiungimento dei risultati sportivi. Il mercoledì 27 parleremo di basket inclusione con Roberto Rattà, e il giovedì 28 parleremo di atleti non vedenti con Daniele Colognesi e avremo un testimonial di livello nazionale come Daniele Cassioli. La formula rimane sempre la stessa, tanto sport, tanto divertimento, tanta musica e anche il bello di stare insieme. Assolutamente, deve essere una festa, il centro storico di Novara diventerà il solito villaggio sportivo e di intrattenimento, ci sarà musica live tutte le sere offerta gratuitamente alla città e quindi la possibilità per le famiglie di passare delle serate e per gli amici di passare delle serate spensierate all'interno del centro. Un'altra cosa bellissima di quest'anno è che Street Games torna dove è nato, a Gagliate. Siete nati in piccolo ed è diventato un evento veramente nazionale. Sì, è vero, torniamo dopo 12 anni a Gagliate, che è la città da cui siamo partiti. Siamo contenti di poterlo fare, siamo convinti che chiudere il nostro, diciamo, tour estivo a Gagliate sia il posto migliore, anche una tappa che susciterà in molti tanti ricordi. Ricordiamo che gli Street Games prendono ufficialmente il via il 24 giugno. Il 24 giugno dalle 19:30 e la cerimonia inaugurale sarà intorno alle 22 sul palco in Piazza Martiri. Quindi appuntamento con gli Street Games a partire dal 24. Assolutamente, aspettiamo tutti in piazza dal 24 giugno al 2 luglio. Come ha risposto la città a questo bellissimo evento, soprattutto dal punto di vista green? Perché anche quello è molto importante. La città ha risposto molto bene come ogni anno. Ringraziamo tutti gli sponsor perché ogni anno credono nel nostro progetto. Quindi è un progetto che non si esaurisce durante un anno ma ha una lunga scadenza. Abbiamo tantissime riconferme. Abbiamo un grosso riscontro da parte di aziende che credono nel progetto di Street Games e nei valori che accomunano sia l'azienda che Street Games. Le società sportive quest'anno, per quanto riguarda il serale, sono sempre una trentina che variano da qualsiasi tipo di sport. Andiamo dal sport da combattimento come il pugilato, come tutte le arti marziali, arriviamo ai tre classici tornei di pallavolo su sabbia, calcio e basket. Passiamo anche dagli arcieri, dalle balestre, il paddle, il tennis. Abbiamo un discreto parco di società sportive, all'interno del quale ci sarà un gonfiabile del CONI dove passeranno ulteriori società sportive che non riescono a fare dimostrazioni, come ad esempio l'ippica. È chiaramente difficile portare un cavallo in piazza. Il rugby con i ragazzi, piuttosto che la FIGC con gli arbitri. Quindi ci sarà proprio un grande parco di società sportive e di tipi di sport, non solo il classico calcio, pallavolo e basket. Street Games è da sempre anche un momento di inclusione, infatti c'è spazio proprio per tutti. Come sì. Recita il comunicato, dagli 0 ai 99 anni, ma se si può anche di più.
e anche spazio per i diversamente abili con conferenze, ma anche con dimostrazioni. Esattamente, noi crediamo proprio che lo sport è di tutti e per tutti ed è una condivisione di disciplina e gruppo. Per quanto riguarda il discorso di inclusioni, abbiamo una dimostrazione di arcieri balestre dove tutti possono interagire con loro e provare in Piazza Duomo. Abbiamo il tennis all'interno della Padel Arena, avremo un'ora dedicata tutta a dei ragazzi disabili dove c'è anche un campione europeo. Abbiamo il sitting volley con Ferdinando Morganelli che fa parte della BBVO Academy. Che tra l'altro sta prendendo piede anche nelle scuole. Assolutamente sì, c'è proprio un movimento del sitting volley all'interno delle scuole ed è la pallavolo disabili da seduti. Da pochi anni c'è anche la nazionale italiana di sitting volley. Poi abbiamo il basking ciuff con il nostro caro amico Bob Rattazzi, dove abbiamo incluso anche altre società sportive oltre quella di Roberto, cioè la scuola di Sozzago, c'è quella di Omegna, ce ne sono tre o quattro, in collaborazione con College Basket Novara che farà la parte per i normi dotati e si sfideranno, vedremo queste sfide. E ci sarà anche il calcio per ipovedenti e ciechi, basking ciuff e ipovedenti sarà fatto all'interno del castello, mentre in Piazza Duomo ci sarà arcieri e balestre sempre con i disabili e il sitting volley la domenica sul campo da beach volley. C'è spazio anche quest'anno anche per i bambini tipo il mattino con i ragazzi? Assolutamente sì, il mattino e il pomeriggio 10-12, 14-16 tutte le nostre infrastrutture verranno utilizzate dai centri estivi i quali hanno dato la propria disponibilità. Noi abbiamo chiesto a tutti, ci hanno risposto e con loro faremo tutte le attività. Non solo, quest'anno ci sarà anche la possibilità di fare educazione stradale con tutte le nostre infrastrutture, ci sarà il pugilato come novità, ci sarà il beach volley sempre come Street Games for Children, il nostro progetto si chiama così, ci sarà il tatami con le arti marziali e tutte le altre infrastrutture. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.